nella splendida cornice di Palazzo Moncada, nell'ambito della mostra antologica Behind the Beauty, si è svolto un confronto tra Giuseppe Veneziano, pittore di fama internazionale di origini nissene, e Luca Nannipieri, uno dei maggiori critici d'arte italiani. Il tema del dibattito è stato: la bellezza salverà il mondo? I due esperti hanno offerto prospettive diverse sulla potenza della bellezza nel plasmare e trasformare il nostro mondo, sottolineando l'importanza dell'arte come strumento di espressione e di cambiamento. Questa mostra vuole essere, insomma, una risposta a questa domanda. E quando un artista possa dare un contributo a arricchire questo mondo di bellezza. Io sono dell'idea che un artista deve essere principalmente un educatore all'arte, quindi arrivare all'animo delle persone, rendere più artistiche le persone, rendere, stimolare il loro, diciamo, l'aspetto creativo, in modo che se uno pensa alla bellezza, pensa a come costruire la bellezza, quindi sicuramente non penserà a distruggerla se ne conosce, diciamo, le chiavi di lettura e i codici, diciamo, interpretativi. La bellezza salverà il mondo? No, la bellezza non salverà il mondo, altrimenti dopo i greci, dopo la bellezza che avevano prodotto i greci, eravamo già tutti salvi, invece guerre, devastazioni e tutto il resto. La bellezza e l'arte non sono chiamate a salvare il mondo, sono chiamate però a interrogare ciascuno di noi sulle ragioni del nostro vivere e del nostro morire. E l'arte fa questo da millenni, fa tante cose, ma soprattutto fa questo Dante, Leopardi, Michelangelo, o in maniera assolutamente più irriverente, più provocatoria e priva di pudore, Giuseppe Veneziano, che attraverso queste opere e le altre che nel corso del tempo ho potuto vedere, indaga il nostro modo di reagire con i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre inibizioni, proibizioni, i nostri tabù, e lo fa in una maniera assolutamente originale, ed è il motivo per cui sia anni fa, mi sembra, al Museo Macro di Roma, sia ora qui al Caltanissetta, sono a dialogare con lui sulla bellezza che non salverà il mondo, però pur non salvandolo dedica a tutti noi uomini, sia gli artisti contemporanei come Giuseppe Veneziano, sia gli artisti del passato, un'indagine profonda sul nostro vivere e sul nostro morire.